Liberi.tv Riccardo Cristiano, qui a Roma in compagnia di Antonio Stango, che è un esperto proprio di diritti umani, da anni se ne occupa e se ne interessa, ed è membro nazionale, proprio coordinatore dell'ALDE. Sì, coordinatore nazionale dei membri individuali dell'ALDE. Perché è importante essere qui? Come dicevi, sono credo dalla prima marcia, quindi ho fatto molte edizioni di questa presenza alla marcia per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. È uno dei temi fondamentali dei diritti umani, non soltanto perché va sempre tutelata la libertà di ciascuno, quindi dell'individuo prima ancora che delle comunità, ma perché dalla oppressione delle minoranze o di interi popoli poi scaturiscono le guerre. Quindi l'intero equilibrio delle relazioni internazionali trova un punto di grande fragilità nella oppressione delle minoranze, siano esse etnie, siano gruppi di qualsiasi tipo, sia appunto anche dei popoli qualificabili nel diritto internazionale come tale. Quindi è un argomento di grandissima importanza che deve vedere unite diverse associazioni, partiti politici, e credo che purtroppo dovremo per molti anni batterci perché gli stati, perché le organizzazioni internazionali operino per la tutela delle minoranze dei popoli oppressi. Antonio Stango, io vorrei chiederti anche un'altra cosa. Proprio sul panorama politico nazionale si teme spesso il migrante, perché il migrante è visto come un invasore in certi casi, quando in realtà il migrante, oltre a essere diciamo una risorsa, porta anche una cultura differente che potrebbe essere cultura per noi, conoscendo dei popoli diversi e a nostro modo girando anche il mondo, vedendolo venire in casa nostra fondamentalmente. Sì, lì la questione a mio parere è sempre quella del diritto. Il diritto internazionale che va osservato da parte di tutti gli stati, quindi anche gli stati di accoglienza o comunque gli stati che sono la destinazione dei flussi migratori. Il diritto individuale di ogni persona, perché sappiamo che chiunque, prescindendo dalla cittadinanza, ha e deve avere riconosciuto pienamente il proprio diritto fondamentale, in particolare quello alla dignità umana. E poi c'è l'altra questione però che si interseca con queste, è quella dell'osservanza da parte di chiunque, quindi anche del migrante, delle leggi e del sistema di rapporti civili dello Stato ospitante. Qui avviene spesso la scintilla dell'incomprensione e questa incomprensione può portare poi ai fenomeni di vero razzismo, di intolleranza anche brutale ai quali purtroppo stiamo assistendo in tanta parte d'Europa. Quindi la soluzione è trovare meccanismi di vera integrazione, meccanismi che consentano lo sviluppo delle capacità di interagire con la società ospitante da parte dei migranti. Bisogna dedicare a questo risorse, attenzione, non sono questioni che possono essere risolte con il bianco o con il nero, con il tutto o con il niente rispetto alle possibilità di assorbimento di una società, in questo caso quella italiana, dei flussi migratori. Perfetto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Roma.